Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati, come di consueto, alla rubrica Caffè e Mercati. Un saluto come sempre da Riccardo Zago. Oggi 26 agosto 2020, andiamo subito a scorrere il calendario eventi di investire.biz, sezione appuntamenti, eccoci qui. Oggi alle ore 16 c'è il Trading Live, come detto le iscrizioni sono aperte, visto che siete già in molti a partecipare. Ecco qui, tramite questo bottone potete iscrivervi e quindi io vi aspetto oggi pomeriggio perché abbiamo molte cose da vedere. Ora però andiamo subito sui grafici, piattaforma Kimura Trading, partiamo anche oggi dal Gold che ha attestato il livello di 1912 dollari per oncia. Come detto, da qui sarei entrato al rialzo, l'ordine non è ancora scattato, però la mia view rimane rialzista almeno per il momento. Vediamo se questa zona supportiva reggerà questa settimana, attendo però una rottura prima di chiudere la posizione, attendo una rottura al ribasso di 1900. Questo è il livello più importante a mio avviso. Ci sarebbe anche la zona di 1863, ma è un po' troppo lontano, quindi per ora stop loss sotto 1900. Il target price primario lo troviamo in area 2000 e il target price finale sui massimi precedenti in area 2060 dollari per oncia. Passiamo ora al mercato valutario con USD CAD che continua a rimanere nella zona compresa tra 1,3150 e 1,32. La mia view è ribassista, però teniamo d'occhio anche su time frame inferiori, come per esempio il 4 ore, questo mini trend laterale che si vede proprio qui. Quindi attenzione alla rottura sia al ribasso ma anche al rialzo, perché anche una rottura al rialzo con forza di questa zona potrebbe dare il là a un ritorno in area 1,33, quindi possiamo anche pensare di comprare USD CAD nel breve termine fino a 1,33,20 al massimo. Detto ciò, però, possiamo spostarci su un cambio che mi interessa particolarmente. Sto parlando di USDCHF. USDCHF in pieno trend ribassista, quindi il franco svizzero continua ad apprezzarsi. Il supporto che sta tenendo però è 0,9050. Secondo me questo supporto verrà rotto. Non sono in posizione al ribasso perché attendo un ritorno in area 0,92. Bene, a 0,92 probabilmente entrerò in posizione al ribasso. Un dato molto interessante che ci offre la piattaforma del broker Kimura Trading è il sentiment. Guardate, l'80% dei trader è posizionato al rialzo su questo cambio valutario, e noi che facciamo il contrario di quello che fa la massa, quindi ci attendiamo un ribasso. Prima però, come detto, attendiamo il raggiungimento di 0,92. Andiamo avanti e parliamo anche di euro dollaro. Non siamo in posizione qui, la nostra view però rimane rialzista. Andiamo a vedere quali sono i livelli più importanti, quelli che almeno sto tenendo d'occhio da qualche giorno. Allora, abbiamo il supporto in area 1,1720 che è decisamente il livello più interessante dove andare ad acquistare, ma teniamo d'occhio anche per dei trade intraday il livello di 1,1780. Andiamo verso la conclusione perché devo parlare assolutamente di Bitcoin che nella giornata di ieri è sceso con forza, non ha toccato il livello di 11.000, a mio avviso un buon livello dove acquistare Bitcoin, quindi la mia view qui come al solito rimane rialzista nel lungo termine, ma anche nel breve termine secondo me si possono fare degli ottimi trade, quindi attendiamo il livello di 11.000. personalmente non ho impostato un ordine pendente, ma ho impostato un alert di prezzo su questa zona supportiva. Bene, io ho concluso, non mi dilungo oltre, noi ci vediamo oggi pomeriggio alle ore 16 al Trading Live. Buona giornata e buon trading a tutti.